Venezia si è risvegliata lasciandosi la paura alle spalle. La macchina della sicurezza ha funzionato, scongiurato il pericolo degli anarchici che ieri si erano dati appuntamento in città. Un corteo che di fatto non c'è stato, meno di un centinaio di manifestanti, 600 gli uomini delle forze dell'ordine in campo, con controlli serrati e opera di filtraggio. Ci sono state tutte quelle azioni in grado di infrenare anche l'afflusso qui a Venezia, perché Venezia è uno scrigno prezioso del mondo. Resta il disagio di cittadini ed esercenti blindati per qualche ora in campo Santa Margherita in un'atmosfera di surreale attesa. È un disagio che rientra nel novero della ponderazione degli interessi che noi abbiamo avuto e che sono in campo. Un disagio che cercheremo anche nel futuro di alleviare il più possibile, perché credo che quei diritti non debbano essere né affievoliti né mortificati. La città intanto si riprende i propri spazi in una domenica di normalità, mentre continua il lavoro di cooperazione fra forze di polizia, anche guardando al futuro. C'è un presidio che noi vogliamo, come nella giornata di ieri, mantenere per un motivo molto semplice, perché questo scrigno non venga mortificato.